Giulia Gabbana, siamo alla presentazione dei campionati. Intanto sarà il tuo secondo anno, quello che partirà a fine ottobre. Che sensazioni si porta dietro dopo un anno bello intenso di esperienza? Un sacco di sensazioni positive, ovviamente, è stato un bell'anno sopra ogni aspettativa e che si è concluso con la vittoria della Coppa CEV, che per noi era uno dei nostri obiettivi, non era l'unico, ma era uno dei nostri obiettivi e quindi sono molto contenta e molto soddisfatta e grata per come è andata la stagione. Tanti cambiamenti nella rosa, nello staff tecnico, però tu hai detto anche su questo palco che chiedi fiducia e pare che i tifosi ti stiano seguendo, no? Con la campagna abbonamenti. Sì, la campagna abbonamenti devo dire che è andata molto bene, abbiamo superato i numeri dell'anno scorso, quindi penso che la fiducia ci sia e abbiamo cambiato la rosa, abbiamo una squadra molto giovane ma penso anche molto competitiva, abbiamo cambiato anche una parte dello staff e questo per me è un segnale di cambiamento generale insieme alla squadra, sono molto fiduciosa e non vedo l'ora che inizi il nuovo campionato. Quello che non è cambiato, l'ha detto anche Massimo Righi, purtroppo è il fatto di avere un calendario super compresso, si gioca praticamente tutto in 5 mesi. Massimo Righi ne ha anche fatto un discorso di costi, no? I giocatori, tutti gli staff vengono pagati per 10 mesi e poi giocarne solo 5, essere attivi solo in 5, questo per voi è un problema, immagino. Sì, è un problema, ne abbiamo parlato anche, abbiamo fatto una riunione con tutti i presidenti, ma insomma abbiamo anche provato a fare delle lamentele, ma non siamo riusciti a essere ascoltati, almeno per il momento, poi vedremo. E niente, Massimo ci ha promesso che l'ultima volta che succede una cosa così siamo fiduciosi che non possa ricapitare perché comunque ci impegniamo molto a costruire la squadra, gli sponsor ci stanno vicini, i tifosi insomma si aspettano di avere una stagione più lunga e sarebbe giusto dargliela. Ultima cosa, mi confermi che insomma, calendario compresso, ma Modena non giocherà le Coppe Europee il prossimo anno, nonostante la vostra richiesta di wild card? Sì, ti confermo che non giocheremo nessuna Coppa Europea e ci concentreremo su quello che è il campionato italiano e cercando insomma di fare bene.